Care democratiche, cari democratici, chers amis valdotains, arriviamo a conclusione di un 2011 molto difficile. Abbiamo festeggiato i 150 anni dell'Unità d'Italia, ma il nostro paese è in gravissima difficoltà e anche la nostra autonomia ha dovuto subire i duri colpi del governo Berlusconi, che ci ha tagliato oltre 500 milioni di euro, una cifra enorme per il nostro bilancio regionale. Fabbriche che chiudono, lavoratori in cassa integrazione, un precariato in grandissima difficoltà, i cantieri degli operai forestali che sono stati fermati e sono a rischio oltre 300 posti di lavoro. Non è stato certamente un bel Natale e sicuramente non è una bella fine dell'anno. Il 2012 si presenta difficile, ma noi abbiamo le energie come valdostani, come regione autonoma, per reagire a queste difficoltà. Bisogna credere nel lavoro, nelle nostre potenzialità, aiutare soprattutto i giovani a trovare un'occupazione, combattere il precariato. Sono sicuro che ce la possiamo fare e auguro davvero a tutti una bella fine dell'anno e un 2012 che sia davvero l'anno del riscatto per la nostra autonomia, per il nostro paese e perché ci sia davvero la pace in Europa e nel mondo. Un abbraccio a tutti.